Ehi là, i primi due volumi non vi sono bastati per rendervi tristi? Allora beccatevi altri 5 giochi Play 1, forse non torneranno su PlayStation Plus Premium. Al quinto posto, Bugs Bunny Lost in Time. Seppur sia uno dei miei videogiochi preferiti 3D platform dell'era PlayStation 1, purtroppo ci troviamo in alto mare, visto che la Warner Bros. Ha chiuso i server di Multiversus. Nel campo videoludico sta facendo un sacco di cose. Pensare a fare un remake o remastered di questo videogioco sarà difficile, o non proprio una remastered, ma un porting emulato come gli altri giochi Play 1 sui nuovi sistemi è ancora difficile. Al quarto posto, Mega Man Legends 1 e 2. Vi devo raccontare questo aneddoto di questi due capitoli che mi accompagna nell'epoca della PlayStation 3, specialmente negli store americani PlayStation 3. Tra il 2012 e il 2013, produttori di Capcom, era molto difficile importare in digitale i due capitoli di Legends, perché non avevano più licenze da ripubblicare legalmente per via dei piccoli dettagli del gioco, come distributore di soda dove c'è l'immagine del prodotto reale dell'energy drink e in una struttura c'è il nome del logo di una scuola d'animazione chiamata YAG, Yoyoji Animation Gauken, perdonatemi per la pessima pronuncia. In una live della Capcom, Christian Stenson spiegò che Capcom aveva dei problemi con le versioni precedenti del gioco nel 2000, perché le licenze con i contratti dell'epoca non avevano considerato delle ripubblicazioni dei loro prodotti. Il primo capitolo alla fine venne rilasciato nel 2015 e il secondo lo seguì più tardi nello store PlayStation 3 americano. Voi vi chiederete perché vi ho raccontato tutto questo? Per il semplice motivo che non c'è certezza che ritorneranno, visto i problemi di licenze coi prodotti, nomi di serie, reali, eccetera, eccetera. E questo è da esempio non solo per i volumi precedenti che abbiamo parlato di tanti giochi, ma di tanti altri giochi Play 1. Uno dei problemi chiave è che non tutti gli sviluppatori pensano a fare delle ripubblicazioni, quindi a riaggiornare i diritti, le licenze con i contratti, è alquanto difficile. Speriamo che Sony di adesso non sia restrittiva e che lasci fare dei cambiamenti a questi giochi Play 1, se no soldi non ne arrivano. Ciao a tutti! Per quanto riguarda la trilogia originale di Spyro per PlayStation 1, non credo che la troveremo nello store Play 4, Play 5 o nel PlayStation Plus. La ragione è a causa della Reignited Trilogy uscita nel 2018. Si tratta del remake molto fedele dell'intera trilogia. Pubblicare i vecchi capitoli per PlayStation 1 potrebbe rivelarsi controproducente per le vendite del remake, quindi non ho molte speranze di vedere i capitoli originali sullo store. Piuttosto la mia speranza va a un remake del quarto capitolo, Spyro Enter the Dragonfly, che a causa di pesanti restrizioni ai tempi dello sviluppo uscì monco di contenuti, ma secondo il mio parere conteneva alcune idee molto interessanti, come la possibilità di cambiare in tempo reale il soffio di Spyro. Al secondo posto, Yatman Time Boca, un classico shoot'em up a scorrimento verticale sviluppato da Eleven, pubblicato in Giappone da Banpresto e in Italia da Halifax. Il primo motivo per cui non lo vedremo nel catalogo dei classici è che ci sono due edizioni, o meglio due pubblicazioni, quella italiana con i sottotitoli in italiano, quindi esclusiva proprio italiana, e quella giapponese, e siccome gli utenti che usufruiscono di più di questi giochi retro sono gli americani, bene o male l'Europa che lo parla l'inglese, vedersi un gioco tradotto in italiano e uno lasciato in lingua giapponese, la vedo dura. Il secondo motivo, invece, è che sono i diritti d'autore per musiche e personaggi dell'anime di Yattaman. I diritti del videogioco sarebbero una spesa inutile per l'azienda Bandai Namco, visto che sono concentrati di più su IP di maggiore interesse come Dragon Ball, One Piece, Naruto. Quindi investire soldi per un anime che non attira più il pubblico è difficile. Infine vi parlerò di Croc, o meglio dei due capitoli di Croc. Si tratta di due giochi che ai tempi della mia infanzia giocai e rigiocai fino a sviscerarli completamente.
furono i miei primissimi platform e nonostante tutto l'idea di rigiocarli mi stuzzica ancora oggi. Visti i recenti rumor, pare quasi confermato l'arrivo di una remastered dei due capitoli. Quindi, per la stessa ragione che vi ho descritto per Spyro, non credo che arriverà mai la versione PlayStation 1 sullo store Play 4 o PlayStation 5. Le mie aspettative per l'eventuale remastered sono molto alte e non vedo l'ora di metterci le mani sopra. Chiudo con una piccola curiosità. Lo sapevate che in origine Croc doveva essere un videogioco di Yoshi per Nintendo 64? Un ringraziamento a Stefano dei Nerd in Quarantena per aver partecipato a questo progetto. E mi raccomando, iscrivetevi al loro canale e guardate i loro contenuti perché sono veramente interessanti. Se volete supportare il nostro canale basta che leggete la descrizione e scegliete voi in cosa volete supportarci. Da Pixel 9 è tutto e ci vediamo a un prossimo video.